Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Giovanni, capitolo 8, versetti 31-42. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui: "Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi." Gli risposero: "Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi?" Gesù rispose: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero." Gli risposero: "Il nostro padre è Abramo." Rispose Gesù: "Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidermi, che vi ho detto la verità udita da Dio, questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro." Gli risposero: "Noi non siamo nati da prostituzione. Noi abbiamo un solo padre, Dio." Disse loro Gesù: "Se Dio fosse vostro padre, certo mi amareste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato." Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Giovanni approfondisce il mistero di Dio che avvolge la persona di Gesù. Il Vangelo di oggi affronta proprio il tema della relazione di Gesù con Abramo, il padre del popolo di Dio. Giovanni cerca di aiutare le comunità e a tutti noi oggi a capire come Gesù si colloca all'interno della storia del popolo di Dio, della storia della salvezza. Ci aiuta a percepire la relazione di Gesù con Abramo. E perché in Gesù si compiono le promesse fatte ad Abramo, nostro padre. E abbiamo sentito che lui sottolinea tante volte la libertà come stile e di vita di coloro che credono in lui. Credere in Gesù è accogliere la sua parola. Infatti, la parola di verità del Vangelo è l'unica che ha il potere di guarirci, perché toccando la nostra vita, il nostro cuore, distrugge le catene che ci impediscono di vivere, di essere figli di Dio e ci libera dalle malattie spirituali. Cari fratelli e sorelle, siamo in questo tempo di preparazione per celebrare la festa della nostra liberazione. Allora accogliamo la parola di Dio che ci libera e ci dà l'opportunità di diventare veri discepoli di Gesù. Buona giornata a tutti.